Il mercato ortofrutticolo del grande centro agroalimentare, la Valle della Pescara, non ha subito le conseguenze delle abbondanti nevicate di questi giorni ed è in grado di soddisfare le esigenze di tutti gli esercizi commerciali. Come spiega l'agronomo Raffaello Di Felice della SMA, la società che gestisce i servizi del MOF, l'unico neo è rappresentato dalla mancanza di prodotto locale. La funzione, che è quella di ridistribuzione dei prodotti, di approvvigionamento e di ridistribuzione dei prodotti, il mercato possiamo dire che non ne ha risentito in maniera particolare, tranne che naturalmente la produzione locale coperta dalla neve naturalmente ha subito una drastica riduzione come approvvigionamento, ma si è potuto sopperire a questa produzione con le provenienze da altre regioni. È la produzione locale che ha subito naturalmente una drastica riduzione, ma questo è normale perché è impossibile proprio da raccogliere. Questo è un grande centro che è un riferimento per tutto il paese. Sì, certo. Il centro agroalimentare qui di Cepagatti è una delle strutture di settore, quindi dell'ortofrutticolo più importanti lungo la costa adriatica, praticamente da Bari a Cesena, diciamo il punto di riferimento principale. Questo naturalmente vi pone al centro di insomma, distribuzione da tutta Italia. Certo, questo è sia in approvvigionamento, abbiamo contatti con tutta Italia, con Europa e anche col mondo per quanto riguarda i prodotti esotici, ma naturalmente contatti con la produzione locale, che è quella che ci interessa moltissimo, e questo dal punto di vista dell'approvvigionamento. Dal punto di vista del ridistribuzione abbiamo una capillarità di utenza che ci permette di arrivare fin sopra la cima delle montagne, possiamo dire. Come abbiamo verificato in un comunicato dell'assessorato politiche agricole della Regione Abruzzo, ci sarebbe l'intenzione di sensibilizzare i grandi centri commerciali della cosiddetta GDO proprio a rivolgersi al mercato ortofrutticolo per le loro esigenze di approvvigionamento, ma non è un risultato semplice da conseguire. La grande distribuzione organizzata, come sappiamo, si rifornisce dalle piattaforme, cioè hanno piattaforme sparse in vari punti dell'Italia, e anche se il prodotto, diciamo così, abruzzese che passa per esempio tramite la grande distribuzione, magari deve passare prima sulle loro piattaforme e poi tornare da noi. Quindi, essendoci stati dei problemi proprio sulla viabilità, le piattaforme credo che abbiano avuto appunto dei problemi di approvvigionamento, le piattaforme della grande distribuzione. Quelli invece magari un po' più piccoli, che hanno invece un rapporto diretto con voi, quelli gli scaffali ce l'hanno sempre pieni. Sì, se mi è consentito fare nomi, ad esempio Sisa, i piccoli Conad, che si riforniscono da noi presso il mercato, non hanno avuto nessun tipo di problema.